Buonasera a tutti, siamo qui, siamo alla quinta puntata di Calcio Ducale. Come vedete abbiamo degli ospiti di tutto rilievo, abbiamo Bomber Mifta che per noi che abbiamo fatto i dilettanti è il numero uno in assoluto dei Bomber tra Parma, Piacenza e Reggio. Poi abbiamo un giornalista che non so, lo presentiamo il giornalista o No, l'hai chiamato te? abbiamo un opinionista di quelli pesanti, quindi questa sera voleranno gli stracci. Antonio Cervi. No, No, cioè no. preferisco ex giocatore di calcio. Ecco, così ci ha massacrato tutti, no? Cioè lui, Bene. almeno noi. Bene. Tu non sei ancora un ex, No, per il momento non ancora. Aspettiamo, vediamo che succede. Poi ti dirò dove vai anche. Beh, vediamo se No, indovini. lo decido io, quindi. Ah, va bene, no. Vuol dire che il mercato è aperto, dai, è già Ok, iniziato. beh, poi Enrico Boni, che Grazie, tutti grazie. voi conoscete, che avete massacrato l'altra settimana sui siti web perché lui si è permesso di massacrare il capitano. Difatti sono stato male tutta settimana, Ti ha pregato probabilmente se tanto non di gli quei accendi me coleri. la prendo, Hanno preso, ragazzi, quindi continuate così, che me ne liberate almeno per 3-4 no? Ma giorni. cos'è il missacrato Lucarelli? Non ho dissacrato Lucarelli, ho detto le cose come stanno. Lucarelli è un giocatore del Parma, per quello che sarà poi c'è tempo. E ho detto che Lucarelli del Parma è praticamente tutto, ci manca solo che prenda i borsoni e che li porti negli spogliatoi. Lucarelli deve fare il giocatore del Parma, Lucarelli avrebbe fatto bene, a mio giudizio, ma questa è una scelta personalissima, a smettere quest'anno. E comunque. Per me Oh, ci vuole non è tutta, ha vinto il quel. campionato, è Cioè, stato uno dei migliori, ha condotto la posso avere difesa, i miei non lo gusti? volete? Posso No. avere i miei gusti come quando c'è Miss Italia? Per me non è quel mito che a Parma fanno. Vabbè, ma te sei di Semplicemente Reggio, non questo. capisci niente di calcio. Semplicemente questo. È il meglio che ha il Parma ancora oggi, è il giocatore Il più meglio in che senso? come giocatore. È un giocatore ancora tecnicamente il migliore, è difensore di un'esperienza, di una furbizia e di una sagacia indescrivibile e potrà certamente far bene anche in Serie C. Io mi auguro solo che giocatori come Lucarelli restino e diano l'esempio a quelli che avvicino, come ha fatto quest'anno. Perché giocare vicino a Lucarelli è molto più facile che giocare vicino a un E che Valordo. tu devi fare. Per Antonio, un difensore, diritto di parlo io, replica. perché ti faccio un Sì. esempio. Varesi nel Milan giocava con Costacurta, non so se mi sono spiegato. Costacurta non faceva mai arrivare il pallone a Varesi. È andato via Costacurta, è venuto Galli. Galli era forte come Costacurta e Baresi faceva molto bene a fare il libero. Minotti ha fatto il libero perché c'era stopper a Polloni e l'ha fatto bene perché a Polloni era forte come stopper. Lucarelli è quello che rappresenta il calcio parmense ed è il migliore del Parma Allora, ancora oggi. mi fai Ma replicare, puoi dire sicuramente è qua. un intervento populista che avrà i massimi consensi. C'è un Perché è piccolo populista? Io particolare, c'è un piccolo Lucarelli gli dico particolare, ciao, però il basta. No, populista è il adesso non te lo tuo permetto, non puoi dare del populista a chi non la intervento. pensa come te, L'intervento è populista, ok? l'intervento è No, 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 populista. no, no, Bene, no, no, no. allora il discorso è questo, il discorso è questo. Nella partita che abbiamo, ahinoi, perso, e l'abbiamo persa rovinosamente, perché era meglio perderne due o tre in campionato, ma non perdere quello con il Gubbio. Il Gubbio ha un centravanti che non gioca sempre, che si chiama Crocetti. È un calciatore, è una punta, è un bomber, che era stato accostato anche al Parma, che l'anno scorso ha vinto il campionato e la Pool Scudetto con il Siena. Non ha fatto valanghe di gol quest'anno, non è neanche andato in doppia cifra. Beh, allora, vatti a vedere, per chi non l'hai visto, se non l'hai visto, vatti a vedere il gol di Crocetti, Il primo o il il secondo? secondo gol, e vedrai come Lucarelli e Cacioli sono lì che si guardano come io sto guardando te. Ragazzi, c'è bisogno, tu hai parlato, belle parole, per l'amor di Dio, ci sarà la gente che ti fa così, ma bisogna nel calcio guardare avanti. Perché se non guardi avanti, sai cosa fai nel calcio? Non rimani fermo, vai indietro. Resto sempre Boh. dell'idea che chi non ha giocato calcio ne capisce poco di calcio, però al di fuori di questo io,
per me è più, c'è stato l'errore più nel primo gol che nel secondo, perché nel primo gol ci sono quattro difensori che vanno sull'uomo che ha la palla e al centro c'è un giocatore solo, quattro sono i difensori che vanno sulla palla. Se voi guardate la difesa della Juventus, perché qui bisogna anche insegnargli i difensori come ci si comporta, alla difesa della Juventus, che è la più forte d'Europa se non del mondo, quando un difensore si trova qualcuno che deve marcare qualcuno, non lo lascia mai mezzo metro più lontano di lui, anzi lo tocca col braccio perché lo sente e toccando col braccio si rende conto dove va. I nostri difensori l'altra sera hanno fatto due grossi errori, ma questo non vuol dire che Lucarelli, perché sono stati fatti degli errori, non sia il meglio del Parma. Signori, Lucarelli è ancora il giocatore più prestigioso che il Parma possa avere oggigiorno. Beato chi gli gioca vicino, perché non posso altro che imparare da Lucarelli come difensore. E io, modestamente, ho fatto il difensore per 20 anni. Lo facciamo giocare fino ai 40 anni? Ma io, se gioca Buffon fino a 40, se gioca Totti fino a 40, perché Lucarelli non potrebbe giocare? Perché in serie la serie C. C non è la serie D. Vabbè. Ma queste sono cose che dici te. Vabbè, ma certo, perché che la serie D di quest'anno che ha fatto il Parma, sì, è come la serie C, e ti spiego il perché. Ah, sì. Perché era professionismo come sarà professionismo in serie C. A Parma non hanno fatto i dilettanti, hanno fatto i professionisti questi giocatori. Ma c'era, perché squadre. Se tu ci vai a vedere, non c'è nessuno che lavora e vive solo di calcio. Ma devi guardare le altre, c'erano squadre d'amatori, dai. Ma lascia stare, da eccellenza, da campionato d'eccellenza volevo dire, non no, da amatore. Scusami. Lui fisicamente sta bene, perché io ci ho giocato contro, fisicamente sta bene. E poi è l'uomo spogliatoio anche. Parliamo anche di queste cose seriamente, perché ci vuole uno di esperienza nello spogliatoio. Sì, ma... Fai la Serie C con Lucarelli, secondo me, è un grande vantaggio. Capitano che ha giocato in Serie A, e io secondo me... Abbiamo stravolto la scaletta. Non è che io possa massacrarlo. Abbiamo stravolto la scaletta. È un uomo di Parma, okay, okay. Un uomo di Parma, vedremo quest'altro anno quante partite fa. Serie C, comunque, Serie B ci può giocare comunque, benissimo. E il fatto, vedi, che le parole non rimangono. Io vorrei quest'altro anno sentirlo alla fine del campionato. Perché lui già prevede... Io siccome ho il dono di Dio di averlo ascoltato parecchie volte, perché sotto mi è anche simpatico. No, ma perché mi è simpatico? Io ho sempre detto che Teleducato, la trasmissione di Teleducato aveva fortuna perché c'era Boni, ma non l'ho mica detto perché adesso c'è Boni, perché adesso se posso lo massacro per quello che è il calcio. Però voglio dire, lui è un uomo di televisione, è un uomo che fa televisione, mentre la maggior parte di persone che vanno in televisione non sono in grado di avere i tempi giusti per fare televisione. Ti ho fatto un complimento, sarai più buono non adesso. Cambio, no? Le mie idee su Lucarelli. Potevi dire che ne capiva un po'. Ma non tempi, cambia l'idea. No, quello i tempi che li dettavano, calcio, gli davano un minuto. Antonio, il calcio purtroppo va avanti. I giornalisti dovrebbero solo scrivere, il però col fatto avanti. Che sappiano scrivere non è mica detto che capiscano di quest'altro calcio. Quest'altr'anno se Lucarelli fa 17 partite sono tante. Ascolta, il discorso l'abbiamo fatto l'altra volta e credo che lo sposiate tutti, cioè Lucarelli ha una certa età, l'impegno sul fisico per quanto riguarda la Serie C è sicuramente... Lucarelli se non si fa male gioca tutte le partite, capito, in Serie C. Ho capito, sto parlando di questo, ma la società non può basare, non può rischiare tutto su un uomo. Ma la società deve comprare 8-10 giocatori... E comprerà anche la riserva di Lucarelli. E comprerà anche la... Abbiamo detto questo. Per lui invece lo vuole far stare a casa. Io no. Io dico che però deve coprirsi. Può darsi anche che trovi uno più forte di Lucarelli, ma allora giocherà quello lì più Lucarelli. Mentre sta giù Caccioli di sicuro. Due. Come sta giù Caccioli? Ma scusa, te sughe a ballonna vita, te sughe a ballonna vita, non hai ancora capito la differenza fra la serie D e la serie io capisco D. Sempre cioè, se io voglio, io voglio che tu mi spieghi e mi risponda a questa domanda. Uno come Caccioli rappresenta l'identikit, come potrei dirti Longobardi, come potrei dirti, può essere anche Musetti di entrare in questa categoria, sono giocatori di categoria, fra parentesi serie D come Dromedario, chiusa parentesi, sono giocatori che in Serie C non ci vanno neanche morti perché ci hanno tutto da rimettere, l'età che avanza,
i soldi che ne prendono meno, la panchina che ne fai tanta, ma cosa c'è di più bello che provare a vincere un altro campionato, che Caccioli ne ha vinti 4 dietro fila con questo, se non 5. Quindi allora, Antonio, a buon intenditor poche parole, se tu sei uno di quei nostalgici che pensano che adesso il Parma conferma questo, conferma quello, qui ne abbiamo già parlato in questa sede, ci vogliono quest'altro anno 18 più 8, 26 giocatori, 18 più 8. Il Parma se ne conferma 11 o 12, una bella conferma di mondi, quindi gli manca in 14, 1 o 4, quindi Caccioli non rimane, Longobardi non rimane, Musetti non rimane, Guazzo, discorso a parte, lo affronteremo in corso di trasmissione, non rimane questa gente. Le squadre che hanno vinto la Serie D negli anni passati, che si chiamino Rimini, Siena, Maceratese, vai indietro così, avevano una squadra in D, ne hanno una profondamente diversa in C, perché sono campionati diversi. Infatti mi aggancio a questo, perché in pratica anche lunedì sera nelle TV, ma anche leggendo la Gazzetta sia martedì che lunedì, cioè questi parlano sempre: ah, abbiamo toccato la Lega Pro. No, non tocca niente, perché cioè, sono tutte squadre che cambieranno. Queste sono le vincitrici della serie D. Basta. Ok? Che è una cosa completamente differente dalla Lega Pro. Io credo però di aver detto un'altra cosa. No, non parlo di te, parlo ma siccome mi avete risposto tutti e due in base a quello che ho detto io ho detto tutt'altra cosa. Io ho detto che se gioca Lucarelli e acquisteranno un difensore più forte di Lucarelli, se dei due fra Caccioli e Lucarelli sta giù Caccioli e non Lucarelli, non ho mica detto che Caccioli rimane. Perché o mi seguite o non parlo bene italiano. Allora non ho detto che Caccioli rimane, ho detto che fra Lucarelli e Caccioli è uno che più forte che arriva, chi sta giù è certamente Caccioli, ma Lucarelli gioca! Ho precisato che Caccioli non rimane, Discorso che i centrali saranno 4 nel Parma, 4, di cui 3 fortissimi. Punto, è questo il discorso, perché non possono rischiare. Giustamente, perché come ha detto... Cioè, Caccioli giustamente ha vinto 4 campionati, no? In Serie C non farà fatica, perché se vuole tranquillamente può giocare, ma il Parma sicuramente ha bisogno di qualcuno giovane per mettere vicino a Lucarelli, ma anche tanti ragazzi giovani hanno bisogno del Parma, giustamente bisogna cambiare tanti. Siccome il calcio tu l'hai giocato e lo stai giocando e sei un attaccante e anche bravo, preferisci essere marcato da Caccioli o da Lucarelli? Beh, dico la verità, da nessuno dei due. Vabbè. Però, comunque, se fai una scelta, Lucarelli non lo scegli certamente. Lucarelli no, ma neanche Caccioli. Perché non lo metto in dubbio. Abituato a giocare. Però è più facile che Caccioli entri in scivolata, sì, mentre Lucarelli è sempre in piedi. La differenza è sempre quella. Sì, la fascia, perché uomo esperto, uomo che ha giocato in tanti livelli, ma a livelli importanti, non si nega. Però comunque io posso dirti una cosa, è un uomo spogliatoio. Tutto... possiamo dire che non ce la fa, ma è forte come giocatore, però è un uomo spogliatoio, è uno che ce la fa. Vabbè, quante partite ha fatto? Diciamo la verità, quante partite ha fatto? 400 passa. No, in quest'anno. Tranne due ne ha saltato. Ma le ha fatte talmente bene. Ma l'anno scorso giocava in Serie A, non giocava mica in terza categoria come alcuni. Sì, ho capito, ma stiamo facendo un discorso per niente. Io sono già convinto, tu sei convinto, lui è convinto. Boni non lo sarà mai. E allora buttatelo fuori dalla televisione. No, lo teniamo qua e gli facciamo parlare e gli baraie. Baraie che... Perché hanno dato la colpa tutta a Baraie? Ma la colpa era di Baraie o di Guazzo ieri? Perché a Parma va di moda adesso. A Parma va di moda. Il Parma non gira più. Di chi è la colpa? La colpa è di Baraie. Perché questi sono gli osservatori superficiali. Ma ieri è andato la colpa del Parma, la colpa della quasi certa eliminazione nella pool scudetto. E se mi fai aprire una piccola parentesi, te la apro e te la chiudo subito. Noi avevamo 3 obiettivi quest'anno, ce ne siamo mangiati 2, abbiamo centrato il più importante, la promozione, fuori la Coppa Italia e quasi fuori, direi fuori, perché forse non basta neanche un miracolo, dalla pool scudetto, 2 su 3. Allora, Baraie è come discutere se è meglio fare la doccia con l'acqua calda o con l'acqua ghiacciata, non si può discutere Baraie. Non si può discutere mai. Chi capisce di calcio, poi possiamo discutere con Cervi
chi ne capisce e chi no. Non può discutere Baraglie. Baraglie, se uno appena capisce di calcio, è un giocatore che poco a poco ti fa la B così. Poi Baraglie, come tutti i giocatori, perché altrimenti sarebbe nel Milan, a quest'ora, sarebbe nel Milan, c'ha le partite sì e le partite no. Sai di chi è la colpa della quasi certa eliminazione? Ha un nome preciso. Baraglie? No, non è Baraglie. Apollone? È Apollone. Io voglio tenere Guazzo per ultimo. Però io non te lo dico. Io non te lo dico senza motivarlo. Io te lo motivo. E te lo motivo storicamente. Così sentiamo anche il nostro amico Cervi. Allora, Cervi, bisogna che guardiamo le ultime 5 partite del Parma. Le ultime 5 vittorie. Le ho viste tutte. Bene. Allora, la quintultima. Siamo a Imola. Vinciamo a Imola. Baraglie fa gol, ne ha fatti 20 quest'anno, senza neanche un calcio di rigore, 20 gol ha fatto. Tieni Baraglie... conto che io Baraglie non lo critico. Sì, meno male. È un giocatore che mi piace, è un po' discontinuo, però mi piace. Però mi chiedo, e ti interrompo un attimo, poi ti lascio andare avanti perché ti ascolto anche volentieri. Mi chiedo come mai Baraglie, per un motivo o per l'altro, non riesce a sfondare. Ci sarà pure un motivo. Perché uno che mi fa 20 gol nel Parma è molto più facile che farli nel Lentigione, con la squadra che c'era quest'anno. Sento poco. Con il massimo rispetto del Lentigione, intendiamoci. Sì, vallo a, vallo a dire a Guazzo, a Musetti, a Longobardi e compagnia che, cosa? Che è molto facile fare gol in Parma. Beh, insomma, stammi a sentire, Guazzo, poveretto, si è fatto voler male subito con degli atteggiamenti sbagliati. Vabbè, però... perché secondo me è un buon giocatore. Poi, oltre a essersi fatto voler male dal pubblico, ha avuto anche degli incidenti. No, ma comunque, in secondo luogo ha un carattere che è pessimo. Pessimo, e questo lo dimostra il fatto che in un modo o nell'altro non riesce mai a stare in una squadra, perché Antonio, dalla Salernitana a tutte le altre squadre è dovuto andare via. Quindi cosa vuoi dire? Che non ha fatto niente di eccezionale quest'anno? No, su Baraglie, dico che Baraglie è un buon giocatore, però ha avuto anche il grosso pregio, la grossa fortuna di giocare in un Parma che era certamente superiore, come hai detto tu prima, a tutte le altre squadre. E io ti dico che il Parma ha avuto la grossa fortuna di centrare l'ingaggio di Baraglie, perché senza Baraglie il Parma il campionato probabilmente, vista la concorrenza, lo vinceva lo stesso. Ma ci arrivava come il manso se fa la maratona di New York. Ascoltami, se tu togli i meriti delle due punte, che sulle 5, 6 che avevano, sono state le due le punte che ti hanno fatto vincere il campionato, perché hanno fatto i gol. E sono stati Melandri e Baraglie. Beh, e tu non li puoi togliere. No, hai detto forse lo vinceva lo stesso. Beh, ascolta, col rendimento degli altri tre... Faceva fatica! No, per di 6 mesi! No, stiamo dicendo la stessa cosa! Ricordati che Baraglie è arrivato di sonda, Sai qual è la sonda? Sì, la so. Ah, ok. Quindi... Perché il titolare centravanti nella mia lua... Intendiamoci bene. Sei ancora più cattivo di me. Parliamo anche di domenica, perché dobbiamo parlare di domenica. Ma parliamo di domenica. Ok, allora, il discorso è molto semplice. Colpa Baraglie, perché tecnicamente tu non ne capisci, quindi te lo spiego. Molto semplicemente. Allora, non partiva il contropiede, ma il Parma come ha giocato per tutto l'anno? Con Baraglie che faceva partire il contropiede o con una punta boa e con Baraglie o qualcun altro che li faceva partire? Perché, mister, come parte il contropiede? Con due velocissimi che, ok, è più facile marcare quelli o uno là davanti che la prende e la dà indietro a quei due che partono? Cioè, come giocava il Parma? Giocava così, no? E domenica non l'ha fatto, no? E pretendevano che Baraglie facesse su tutti gli avversari e andasse a far gol. Ok. Baraglie ha fatto un buon campionato, perché è un bomber che fa 20 gol a Parma, come ha detto Boni, Enrico, a Parma non è facile, ti dico la verità, però il Baraglie ne ha fatti 20 senza rigori, è un grande giocatore. Per me colpa, non colpa, è normale, l'attaccante ha sempre colpe, se non fa gol è colpa sua. No, se ma si parlava più di gol, si parlava di gioco. Di gioco, ma è stata impostata
Allora, il Parma ha giocato per tutto il campionato con una formazione, con un modo di giocare, domenica l'ha cambiato e ci è rimasto dentro, poche balle. E poi anche la discontinuità. Allora, innanzitutto un giocatore non può mai essere al 100% il tuo campionato. E poi c'è un altro discorso che però io voglio sottolineare e ti chiedo, ma se te prendi due palloni a partita, ok, là davanti, e ti danno del discontinuo, te cosa dici? Perché non... Io direi che sono disamine... che non valgono la pena neanche di prendere in considerazione. Ah sì? Non dipende dalla squadra. Cosa dipende in attaccante? Io ti ho lasciato parlare e hai finito il discorso. Io la vedo in un altro modo. Domenica non è stato il disastro, a parte i primi 20 minuti. Si dice che abbiano giocato benissimo, però io le poche... No, i primi 20 minuti ha giocato bene il Parma e poi ha fatto schifo. Giocato benissimo, non mi segui. Ho capito male. Non guardare il computer, perché se guardi il computer già fai fatica a capirmi, ti immagini te se stai attento lì. Allora, il discorso è questo. Domenica abbiamo perso perché i nostri attaccanti non hanno fatto gol, perché il gol di Guato si fa, il palo c'è stato una certa dose di sfortuna. Se poi dopo vogliamo buttarla sul fatto del modulo, buttatela sul fatto del modulo, non è questo il termine giusto. No. Perché allora il primo tempo ha giocato senza centravanti, il secondo tempo le ha messi su due e ha giocato con tre punte. Io direi due cose. Ben diverso il discorso. Io direi due cose, vi sottolineo due aspetti. Il primo aspetto, il Parma è sceso in campo con 5 under, non 4 come da regolamento, con 5 under, un under in più. In questa stagione l'ha fatto una sola volta, questa sola volta in cui il Parma ha schierato i 5 under è stato a Correggio in Coppa Italia, sappiamo tutti come è finita, eliminati. Pareggio, allora, perso ai rigori. Primo aspetto. Secondo aspetto, vorrei il vostro autorevole parere. Bene, abbiamo fatto il primo tempo, avete già disquisito, giocato bene, giocato male, giocato così così. Si va negli spogliatoi. Apolloni cosa fa? Cambia Paraje. Allora, io ti dico che tu prendi tutte le squadre di vertice, ma per cambiare il giocatore più buono che hai, nell'intervallo, non dopo 10 minuti, in 15 minuti della ripresa, per cambiarlo nell'intervallo, io non ero a San Sepolcro, bisogna che abbia fatto dei lavori inenarrabili, proprio che sia stato in campo con le braccia conserte, come Guazzo prima di entrare quando si riscaldavano. Allora vi domando, vi sembra una mossa intelligente, prima quella dei 5 under? Se non potevi giocare con un altro modulo, non potevi limitarli a 4. Secondo, se è stato giusto toglierlo nell'intervallo. E questo è la prova provata di come ultimamente, per un motivo o per l'altro, per uno dei misteri di questa città, il vento soffia contro Baraje. Ma non soffia contro Baraje, lo sai benissimo qual è il discorso, Gandasugher. Guarda, gioca perché deve giocare, fisicamente è presentabile. Ok? Tu sei responsabile delle tue azioni. Guazzo gioca perché deve giocare, io te lo registro. Zugas e il Digbe che sono l'allenatore, perché deve giocare. Ascolta, cos'è che lo diciamo, no? Cioè, devono giocare, lo sappiamo benissimo, Miglietta deve giocare, Guazzo deve giocare. O il Digbe non è parmense del tutto. No, è subito di là da Lenza. No, io ascolta, mi lasci finire una cosa? Ascoltami, è sfortunato perché, non so se hai visto il gol, ha sbagliato un gol da 2 metri che forse lo facevamo ancora io. Anche il gioco della Roma, davanti alla porta l'ha sbagliato. Ho capito, però quello è questione mentale, no? Nel senso che, secondo me, era già partito per andare a fare l'esultanza di 3 giri. C'è troppa carne sul fuoco, ma rischiamo di bruciare la bistecca. Lascia parlare lui. Sì. Il discorso che hai detto prima
perché l'ha cambiato, eccetera, eccetera. Noi non possiamo sapere se anche lui può dire: mister, io non sto bene in questo momento. No, sei troppo democristiano. Non sappiamo niente. Il ragazzo può anche dire: oh, mister, non ce la faccio. Mi ma non ci crede nessuno. O se il mister ha visto qualcosa che l'ha cambiato. Allora, finito quando gli altri sono andati in campo, che lui ha finito la doccia, tra il primo e il secondo tempo, ha telefonato a Enrico e ha detto: sì, hai visto, ma ha tirato giù ancora. Ma quello lo dice. Ma no, ma ci sta. Quindi la tua tesi non passa. Noi a volte parliamo, bisogna capire anche il giocatore, l'allenatore, cosa si sono detti in quel momento. Antonio, sono nella pool scudetto, sto perdendo, che vuol dire quasi andare fuori, e tolgo Baraje, con tutto quello che gli ho fatto ultimamente, che non ho finito il discorso, e tolgo Baraje nell'intervallo, no. Perché sai perché Baraje è così? Sai perché non va più? Perché me l'hanno distrutto psicologicamente. Me l'ha distrutto psicologicamente l'allenatore. Te lo stavo dicendo prima, faccio molto breve. Allora, sei a Imola. No, te lo dico subito. Tu non stimi molto Te lo dico subito. Non è questione di stimare. Apolloni come io, come il Manso, come te, sbaglia come sbagliano tutti. Lo vedremo quest'anno. Il giudizio su Apolloni è rinviato. Allora, siamo a Imola. È fortunato. Vinciamo però, a Imola. Vinciamo, sì, è abbastanza fortunato. Siamo a Imola, vinciamo a Imola, Baraje fa gol, alza la maglietta per fare vedere la scritta per gli scarrozzati, un gruppo di ragazzi disabili, quindi un bel gesto, viene ammonito, va bene, ammonito, squalificato, ok, salta la partita con Rovigo e la festa promozione. La domenica dopo Rovigo si gioca a Ravenna, terz'ultima di campionato. Si gioca a Ravenna, ovviamente c'è la possibilità di fare gol, come in effetti è stato fatto così. Rimaniamo tutti così, io davanti al video, quelli che erano a Ravenna, così, beh, guarda, fammi un primo piano, Gianmarco. Tutti con la bocca aperta, sai perché? Perché Baraje non l'ha fatto giocare. Allora, siccome l'aritmetica ma non è... Siccome l'aritmetica... Del regolamento interno. Lascia stare il regolamento interno. Ci sono i regolamenti interni? L'aritmetica dice... L'aritmetica dice... Dopo lui è tornato col Bellaria e con la San Maurizio. L'aritmetica dice... Lui è stato 20 giorni giù. 3 settimane giù. 20 giorni giù. Ascolta, ma io... Perdi la stima. Perdi il ritmo. Perdi quello che devi perdere. Però la bravura di un allenatore la giudichi su un cambio di un giocatore o la giudichi La giudico sulla gestione, su tutto l'anno. Allora dove avrebbe sbagliato Apolloni? Allora, per come vedo il calcio io, poi non ho giocato ai tuoi livelli, io giocavo in oratorio. Infatti, per come io sono sempre dell'idea, essendo un fan di Cassano, ma comunque Baraje è la persona più tranquilla del mondo, niente a che vedere come Cassano, mi ricorda Cassano in certi gesti tecnici. Io tratto tutti con correttezza, però chi mi fa vincere le partite, chi mi fa gol, chi mi aiuta, a me allenatore, ho un briciolo di considerazione in più. Questa considerazione in più nei confronti di Baraje non c'è stata né dall'ambiente e né dall'allenatore. Ragazzi, ma ha fatto 20 gol. Ce l'aveva forse, questa considerazione molto probabilmente ce l'aveva Musetti. Lasciamo stare la scelta degli attaccanti perché dopo mi tocca dare ragione. No, perché... Mi tocca dare ragione allora, al Allora, quel discorso lì ti posso dare ragione se in posto di Baraje fosse stato scelto Musetti. Musetti quest'anno ha fatto tante partite senza mai meritare di giocare, perché Musetti non ha fatto niente per poter... Io sono assolutamente d'accordo. Allora, siccome... Le ultime cinque partite che ha giocato è stato uno dei migliori, sì, ha preso 7, ha fatto quel gioco di cui dicevamo... Le ultime 5 partite... Però ascolta, quei 3 centravanti lì... Però non ho finito, fisicamente hanno deluso... Tutto l'anno. Non ho finito il discorso. Musetti non è stato certamente il giocatore che ci aspettavamo, soltanto che era apprezzato, goduto e voluto dall'allenatore. Giusto. Il quale allenatore, qualsiasi fosse la prestazione di Musetti, veniva confermato oppure veniva fatto giocare in posto di qualcun altro. Io vi dico, per me ci siamo dimenticati di parlare di Mazzocchi, però, perché... Parliamo di tutti, se vuoi, non c'è problema. Per me un giocatore che farei giocare anche in Serie C e che per me
è una persona che, oltre a essere buono a giocare, oltre a essere una persona che gioca per la squadra, oltre a essere bravo in tutto... Perché giochi per la squadra è una assurdità di quelle... Ma di chi parli? No, questo, abbassa la testa, Mazzocchi! No, non l'ho ancora detto. Ma vedi che tu segui... Abbassa la testa e va giù, finisce il campo, no, ma tu hai dei problemi. Sì, ce li ho i problemi. No, hai dei problemi. Ma non ti ho detto ancora il nome. Ma l'hai detto prima, Mazzocchi! Ma vedi che non mi segui? Io di Modena, dimmi chi è questo. Vedi che non mi segui, ma quello ha dei problemi davvero. È Longobardi. È Longobardi. È il classico giocatore di Serie C. Il classico giocatore che difende, appoggia, attacca e è a disposizione della squadra. Ti tiro fuori la carta d'identità. No, ma, cioè, tu lo confermeresti Longobardi? Ma un giocatore come Longobardi per me è indispensabile. In Serie C? Certo, certo. Poi che tu sei giocatore ma Longobardi è un giocatore in Serie C che fa la differenza ancora, no, te lo dico no, io. No, no, non sono d'accordo. Allora, intanto ti do anche una notizia di mercato. Longobardi adesso è il tipico giocatore da 2-3 stagioni a questa parte, e lo sarà ancora per un po', il tipico giocatore di Serie D. Di Serie D. Cioè, voglio dire, ma a Mifta, se gli arriva un'offerta dal, non lo so, dal Monopoli in Serie C, lui va a Monopoli a 36 anni per fare la Serie C a Monopoli con i pro e i contro, o rimane a Lentigione. Tu non conosci i giocatori. Allora, io ti riconosco meglio. E allora io prendi nota di questo. Un giocatore che se piglia 10 qua e ne piglia 15 qua. Sì, ma qua, c'è un abisso tra la D e la C. Va a prendere 15. Allora, perché il giocatore, quando finisce di giocare, non guadagna più, mentre gioca cerca Longobardi, di guadagnare il massimo. Manso, Longobardi ha già trovato la squadra per quest'altro anno. A parte che non rimane parme. Va a Imola, la Boni Bomba, va nella Imolese, va a cercare di vincere ancora un campionato di D. È retrocesso a Imolese? No, l'Imolese sta... Ha fatto un campionato di questa non è neanche vera, mi taglio un orecchio piuttosto bene che accettare una roba del genere. Cioè, che non è vera la notizia? Non ne parliamo, dopo vieni. In Serie D al Piacenza, cioè, è un giocatore da Serie D. È un giocatore da Serie D, È un giocatore da Serie D, poi se lo vogliamo far diventare chissà che cosa, lo sarà. Comunque, stato. Io adesso come, è così, io come Guazzo è così. Io come allenatore, certo, un attaccante come Longobardi lo prendo sempre. Se poi di fianco c'ha una mezza punta, come Baraje con Longobardi fa sempre bella figura. In Serie D. Comunque, te lo dico io. La resa dei tre centravanti di quest'anno, l'unico che ha reso davvero, che ha fatto vedere qualcosa, è stato Musetti. Gli altri due avranno delle potenzialità, tra virgolette, ma la resa è stata pari a zero. Ma guarda quante partite ha fatto Musetti. Però Musetti? No, ma Musetti... No, ne ha fatti 18. Appunto, ne 38. E beh, chi è che ne ha fatti 3? Ma scusa, 18 di cui 10 subentri. 18 di cui 10 subentri. Perché quando giocavo io 18 no, non sai i numeri. 18, Guazzo ha fatto 2, è entrato 2 volte nel titolare. Ma Guazzo, no, mai sentito parlare di Guazzo? No, e vedi che Longobardi quante volte è entrato? Longobardi se non si faceva male giocava sempre. Ah, quindi ma te c'hai qualcosa che non va. No, io ho parlato di resa in un campionato alla fine. Longobardi se non si faceva male le faceva tutte. E la resa qual è? Allora, ha avuto un incidente gravissimo. È il modo di giocare di Longobardi, come sta dicendo lui, perché noi a volte usciamo anche dal cerchio, è il modo di parlare che a lui piace, perché uno che si appoggia, fa respirare la squadra, mette la palla anche a centrocampista, come Baraje. Giocheresti volentieri di fianco Longobardi? Ci gioco volentieri tutta la vita. No, ma è uno che ti aiuta sempre. No, stiamo dicendo è il modo di giocare, certo. Non stiamo dicendo se doveva non fare sto dicendo... Però ci sono... Baraje fa 20 gol perché c'è Longobardi. Ci sono altri giocatori, altri attaccanti che possono venire a Parma dalla Serie C. Non lo metto in dubbio. Perché certo che i nomi che hanno fatto mi scappa da ridere. No, io posso anche dirti, quest'anno che io ho giocato in Serie D, ho fatto
parecchie partite, oggi ho visto anche dei giocatori veramente forti, ti posso fare due o tre nomi che secondo me possono essere interessati. Cioè, ad esempio, Nocciolini, per gli acquisti. Nocciolini del Parma, del Forlì. Non è un gran giocatore? È uno di quelli papabili, eh? Cioè, per me è un grande giocatore. Ma teniamo presente che il Parma deve fare una squadra tantissimo, per vincere il campionato. Però anche c'è un giovane in Serie D che è molto ma molto forte, un certo Rulfini Alex del Castelfranco, è un 96. Ragazzi, è un 96 che fa 14 gol in Serie D, non è facile. Cioè, io sto dicendo, come però detto, se Parma... Come ha detto il tuo direttore generale, il Parma quest'anno potrà fare uno, due massimo tentativi di giocatori che, per parlare del futuro. Il Parma quest'anno deve vincere e quindi tutto quello che saranno gli acquisti, la maggior parte saranno acquisti di categoria o categoria superiore. Allora, L'hanno detto tutti, dobbiamo saltare la Serie C perché la Serie C è solamente una spesa, no? Allora, cioè, nel senso che non ci sono introiti di TV, non c'è niente. Sai cosa facciamo allora? A proposito di acquisti, diamo dei buoni consigli per gli acquisti. Acquisti di categoria superiore, quindi pubblicità. Eccoci qua, puntata bollente, quella di quest'oggi, quindi ci siamo presi un tè e abbiamo ascoltato gli inserzionisti pubblicitari. Riprendiamo alla grande con la nostra rubrica di successo, consigli per gli acquisti. In questo caso, con l'interlocutore che adesso vi presenterò, più che consigli per gli acquisti, diciamo che questo è un tre quarti di acquisto del Parma. Stiamo parlando di un giocatore che ha appena terminato il
campionato di Serie A. Stiamo parlando di un giocatore parmigiano puro sangue, per meglio dire fidentino. La provincia è sempre Parma. Ah. Buonasera a Filippo Porcari. Ciao a tutti, buonasera. Ci sono un paio di cose che non sono ancora vere, però. Ecco, però le informazioni in nostro possesso, Filippo, dicono che tu sei a un passo dal realizzare il tuo sogno, ovvero tu hai lasciato il settore giovanile del Parma, che avevi i calzoncini, avevi smesso da poco i calzoncini corti, ti sei tolto tantissime soddisfazioni in giro per l'Italia. Ti dico, le informazioni in mio possesso mi dicono che dopo la positivissima avventura di Novara, quella di Carpi, anche le altre che ci sono stati in mezzo, di Avellino, di Bari, tutto quello che vuoi, ma a Novara e a Carpi hai vinto i campionati, tu sei già pronto per fare una doppietta, Serie C e Serie B con il Parma. Ricordiamo, hai compiuto da poco 32 anni, sappiamo che non ci potrai dire sto trattando con il Parma, però qualcosina di più di un vedremo ce lo devi dire, e adesso ti ascoltiamo. Allora, vabbè, una delle due cose che dicevo che non andava bene era il fatto del fidentino, perché sono salsese, sono di Salso, dunque... Questa è una gaffa, domando scusa. Eh? Domando scusa per la mia gaffa. No, perché sì, magari dopo i miei amici si offendono, hai capito? Mica esatto. Per niente, mi interessa. Comunque, allora, io adesso come adesso sono, cioè, vengo da una retrocessione, diciamo che sono abbastanza giù di morale, perché non ci aspettavamo e tante altre cose. Comunque, vada, io sono poi un giocatore del Bari, ero in prestito qua a Carpi, e naturalmente, cioè, se arriva la chiamata del Parma, come che fosse Serie D, C1, Lega Pro, B, tutto quello che volete, è impossibile, cioè, da rifiutare mi sembra una cosa impossibile, soprattutto per me che ho il cuore parmigiano, capito? Cioè, sarebbe un onore per me tornare a Parma, però io adesso non c'è nulla di concreto di quello che è stato scritto, magari. Ma concreto, scusa Filippo, ma concreto capisco, ma contatto? Ma no, contatti neanche, non c'è stato nulla per il momento, ho appena finito il campionato, io adesso ho appena, cioè, fino a ieri ero in campo col Carpi in Serie A, e, cioè, a me non mi ha chiamato nessuno, dunque per il momento di concreto, di quello che è stato detto non è vero. Quindi sono tutte balle di Boni, no, come al solito? No, non sono balle, cioè è normale che magari se... No, scusa, ma a me il procuratore non ha detto niente. Io al mio procuratore ho detto non chiamarmi fino a quando non finisce il campionato. Ah, cioè, quindi possono aver parlato con lui. Mesi fa, perché non volevo sapere niente, volevo concentrarmi solo sul Carpi e tutto qua. Filippo, magari, non so, io adesso... Sì. Filippo, può essere un ostacolo l'altro anno di contratto che hai con il Bari? Ma non è che può essere un ostacolo, quelle sono cose che dopo... si viene incontro sia da una parte che dall'altra. Sì, poi scusa, scusa se intervengo, se eri in prestito sì, quest'anno puoi essere in prestito anche quest'altro anno, tanto il contratto sì, poi te lo paga il Parma. A parte, no? Quello, a parte quello, bisogna vedere cosa succede a Bari, che intenzioni hanno, che cosa vogliono fare di me, cioè sono tante cose, magari se vanno in Serie A, se vanno in Serie B, ora ci vanno nei playoff, dunque tante cose da valutare. Sicuramente io... Parma, se arrivasse una chiamata il mio procuratore mi direbbe c'è la possibilità di andare a Parma, io, cioè, ci penserei molto 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 seriamente. Anche adesso, sai cosa facciamo? Facciamo descrivere Filippo Porcari da se stesso tecnicamente. Allora, tecnicamente il tuo ruolo che prediligi qual è? Ma io preferisco davanti alla difesa, centrale davanti alla difesa, in un centrocampo a tre, poi posso giocare anche a due, uno dei due centrali, però davanti alla difesa è il ruolo dove maggiormente ho fatto bene, diciamo. Del Parma di quest'anno l'avrai visto alcune volte in televisione, avrai letto, che idea ti sei fatto? Ma non ho visto, vabbè, Parma, a parte che secondo me le altre squadre quando giocavano contro il Parma, già il nome, sentire Parma in Serie D,
avevano un po' timore. Poi secondo me ha fatto una squadra, è stata fatta una squadra perfetta. C'erano ottimi giocatori, vari, io parlo molto bene di Corabi, Baraie, cioè c'erano Miglietta, c'erano giocatori anche importanti per la categoria, per una Serie D. Dunque, secondo me, poi si sono visti i risultati anche, ha fatto tutto il campionato senza perdere, dunque è stata un'ottima cosa. Antonio, ti piace Filippo Porcari? A parte che tecnicamente lo seguo da tanti anni, ma più che altro direi che oltre che essere un buon giocatore, credo che sia, da quello che mi hanno descritto quando facevo TV Parma, eccetera, e chi lo conosceva, è una persona seria e soprattutto una persona che fa gruppo, è una persona modesta, perciò non può altro che portare bene a Parma. Io mi auguro, per quelle che sono le mie informazioni, che sia vero che lo stiano trattando, ma soprattutto perché farebbero un grosso piacere anche a lui, perché da come ne parla con entusiasmo, e questo è già un merito, è già un aiuto per il prossimo Parma che può essere importante. Manso, è fatta. Dai, dillo, non lo chiedo a Filippo, lo chiedo a te, Manso. È fatta. No, è fatta. Io non dico niente perché... Come non dici niente? L'abbiamo detto un mese fa. Ok, buona risposta, buona risposta. In studio, Filippo, abbiamo Hisham Miftah, il bomber del Lentigione, giocatore che la B l'ha sfiorata, ma non aveva la tua testa, lui era un po' più matto, lui è un attaccante. Vabbè, ma chi ti dice che io non ero matto e non sono matto? No, beh, lo dice la tua storia, lo dice la tua storia. No, perché per lui riescono solo quelli sani. Vabbè, è un bel pezzo da 90, Porcari. Uomo di esperienza, intanto la prima cosa, uomo di esperienza, poi... Ha giocato tanti anni, comunque fa bene al Parma, poi uno di salto secondo me gli fa anche piacere, tanto ci mette 20 minuti arrivare a Parma, è un gran piacere. Poi sempre dipende sempre delle società cosa fanno, tra il Bari e il Parma o tante cose. Poi dipende sempre da lui, perché sai, parlare adesso è ancora presto, perché sanno, è appena finito, come ha detto lui, è un po' di morale giù. Aspettiamo, vediamo che succede. Allora, insomma, ringraziamo Filippo Porcari. Filippo, vorrà dire che quando firmerai il contratto, come diceva il Manso, noi l'abbiamo detto 2 settimane fa, mi offrirai, perché ho dei problemi, che ho i miei bronchi, una bronchite, mi offrirai un weekend a Salso, un weekend alle Terme di Salso. No, non firmare per il Parma piuttosto. Cioè, no, ti prego. Beh, non gli ho chiesto granché, un weekend alle Terme di Salso. No. Alle Terme. Sì, lo mandi là, lo ricoverano, lo tengono lì. Grazie mille a Filippo Porcari, ci risentiremo presto. Grazie a tutti. E salutami da Federica. Mille. Va bene. ciao. Arrivederci. Eh sì. Caro Antonio, si cominciano a mettere i tasselli. Allora, Porcari l'abbiamo detto, Zoboli ne abbiamo parlato, l'abbiamo detto, poi l'hanno ripreso. Può essere anche un altro giocatore. Zoboli lo conosci bene anche, Zoboli. Sì, Enrico, c'è anche un altro giocatore del Novara, che penso che c'è stato tanti anni a Parma. Era un giovane del 96 che si chiama Davighi Federico. Sul discorso dei giovani c'è un bel... ci sarà sicuramente un bel panorama. Un difensore centrale, se io mi ricordi. Un parmigiano anche lui. Bravissimo, anche lui, le scade il contratto, penso. Poi a Novara sempre c'è un certo Nicolas Viola, parlando di Big. Cioè, il concetto è molto semplice, si sta preparando. Allora noi puntiamo, scusate, ti faccio parlare. Prego. Subito. Noi puntiamo, dobbiamo ricordarcelo bene, così la gente se lo ricorda, Viola e Porcari per noi sono molto vicini. Questa è tanta roba, però rimane un problema. Che davanti vuol dire rimane un problema, che davanti c'è ancora nebbia. E il portiere? C'è ancora nebbia. Il portiere anche lì bisognerà chiarirsi, perché... Ne devono comprare 8, quindi vuol dire che faranno 25-26 contatti, trattative. Questo è un portiere che merita certamente delle categorie, non dico la Serie C, delle categorie superiori per quello che ha dimostrato quest'anno. Per te è un grande portiere? Per me è un buon portiere. No. Da grande e buono c'è una diversità che è piccola, però la che è difficile... Le portieri soprattutto la fanno i margini di crescita. Questo è un portiere che avendo subito pochi tiri, quelle poche volte che gli hanno tirato in porta, lui è sempre stato presente. Perciò
è il massimo della positività che ti possa dare un portiere, e quando vuoi un portiere che sia in grado di poter fare quel mestiere. Il problema è che va affiancato. Quindi ritorniamo, io devo sempre litigare su Zomer con chiunque, perché ok, il primo a dire che 10 tiri, 10 parate, di cui 6 in uscita, perché erano tutti tiri super ravvicinati, ok, ha fatto, ok, che sia negato in uscita è proprio, cioè una cosa, e non vai lontano, né in Serie C, né in Serie B, né in Serie A, se tu quando hai l'area impegnata fai 3 passi in avanti e 2 indietro. Lui è sempre così, non ha il tempo dell'uscita, e il tempo dell'uscita non è una cosa che si impara. Mi piacciono queste certezze, perché... Al Giardini chiunque l'ha visto fare 2 passi in avanti e 1 indietro, tutte le volte, anche domenica, cioè tutte le volte che c'è l'aria intasata, lui è bloccato. Quanti gol ha subito il Parma? 17 mi pare. Quindi per tenere in porta Zomer devi far fare 20 tiri in un campionato e mai intravinare gli avversari. Ma è questo il problema, che in Serie C non sarà così. Allora, è questo il problema, è tutto lì il problema. Il problema è che quando vai fuori casa, negli ultimi 10 minuti, se non c'è un portiere che fa 8 uscite, prendi 4 gol. Non voglio, ma tu hai perfettamente ragione, anche se non sono d'accordo, perché così stai più tranquillo. Allora, il discorso è questo: se hai subito 17 gol in 38 partite, avrà qualche merito il portiere o no? Allora aspetta, avrà qualche merito il portiere? Allora mi si stava parlando di Zomer, io ho detto che è un portiere che merita una categoria o due superiori per il momento. Poi mi stavi chiedendo chi affianchiamo. Va affiancato un portiere d'esperienza, per un motivo solo, perché intanto lo può aiutare a maturare, in secondo lo può aiutare negli allenamenti assieme a Fulgoni, che è uno dei più grandi preparatori che ci sia in Italia di portiere. Ma ha migliorato non solo Fulgoni e Dommer, ha migliorato anche il secondo, quello di colore. Che è venuto, che non sapeva neanche fare il passo laterale, Fulgoni è riuscito a farlo diventare portiere, perché io ho la grossa fortuna che amo il calcio e seguo anche gli allenamenti, perciò io un'infinità di volte sono andato a Collecchio perché volevo vedere come si preparavano i portieri, i difensori e tutto quanto. Ma secondo te, Antonio, qui un attimo, solo un portiere di esperienza che gli possa essere d'aiuto a maturare. Un portiere che possa tenere in posto, se come pensa il Manso, i problemi ce li avrà grandi. E che non gli faccia troppa ombra, sai, non è facile però. Ma allora... La competizione, scusa, il calcio cos'è? Il discorso è che io voglio un portiere di esperienza che, come ripeto purtroppo quello che ho già detto perché evidentemente non mi sono spiegato bene, che lo possa aiutare a maturare. Questo portiere di esperienza deve essere in grado, in caso di qualche problema, che Dommer avesse qualche problema, di poterlo sostituire degnamente e che potesse cedere il posto al momento opportuno ancora a Dommer, perché è Dommer sul quale noi dobbiamo puntare, perché è Dommer che può essere il futuro del Parma, è Dommer che può fare guadagnare qualche soldo alla società. Il Parma purtroppo non si può permettere esperimenti. Non si può, deve vincere. Però Antonio, e quindi deve coprirsi. Zomer è un'incognita, quindi si copre. Cioè, è tutto così. In pratica le coppie vengono fatte dalle incognite. Intanto, ci si sta dimenticando che molto probabilmente la Lega Pro sceglie per ogni squadra 16 over e 8 under, mi sbaglio? Sì, allora, se si scelgono 16 over e 8 under, vuol dire che Dommer, essendo un under e ricoprendo un ruolo importante così,
com'è quello del portiere, vuol dire che per il Parma è il futuro Dommer. Se non si capiscono queste cose, si diventa difficile poter parlare di calcio. Che poi dopo gli affianchi un portiere d'esperienza che lo possa aiutare, Dommer è il futuro del Parma. Ma non è che devono giocare gli otto, devono essere nella lista, non devono giocare. Certo, puoi tenere gli otto in panchina e far giocare 11 grandi. Il discorso è quello. Se c'hai un under, ma i portieri saranno poi tre, no? Perché minimo ne avranno tre. Lui continua a guardare il computer, non segue il discorso che faccio io. Gli under, è così davvero. Non ridere delle tue battute, perché non è il caso. Io dico che se hai un under come Dommer che ti può fare il titolare, io dico hai più scelte dopo per gli altri ruoli da prendere degli over, o mi sbaglio? È il discorso. Sono 8 e non devono giocare, non è che sono obbligati ad andare in campo, devono essere nella rosa. Prima o dopo giocheranno o no? No, potrebbero non giocare mai. Cosa vuol dire? Hai più possibilità di fare giocare un under in più e hai più possibilità di prendere qualche soldino in più perché ti danno i codici, diciamo così, accapigliamoci su questo. I soldi li prendi solamente la prima. Non fare il discorso che ho sentito in televisione, il Parma è avvantaggiato perché c'ha già gli under, come se gli altri fossero handicappati le altre squadre di Serie C non hanno gli under. Gliene è andati gli under, arrivano tutti dalla Serie C, gliene è andati. Roba incredibile. Il discorso di Apolloni assurdo, che mi facevi prima, lo colleghiamo proprio all'under. Tu mi hai detto cosa ne pensi di Apolloni. Io ti dico, Apolloni quest'anno in Serie C ha la possibilità di schierare una squadra con 11 over. Quindi non ha più la clausola capestro, l'obbligo di fare giocare. Però devi avere gli under. Nei 24. Nei 24. Allora prima o dopo qualcuno si farà male, prima o dopo li dovrà utilizzare. Se sei già un under in squadra che ti fa da titolare, io dico che sarà un vantaggio. Sicuramente. Più sono buoni gli under, più è buona la rosa, è chiaro. Rimane a questo punto l'incognita su come gestirà questa che per un allenatore dovrebbe essere la norma, cioè un allenatore dovrebbe far giocare i suoi uomini indipendentemente dall'età, nazionalità, eccetera, eccetera. Io non mi esprimo, dico che... No, tu hai detto che non ti piace Apolloni, voglio sapere... Io non ho detto che non mi piace Apolloni, io ti ho detto che ho rinviato il giudizio. Non mi ha dato un gran gioco alla squadra. Gran gioco? Non mi ha dato un gran gioco. Persone che ti favano e che non mi ha dato 40 un gran gioco di rimpallo alla squadra. E diciamo che ha, come si può dire, uno può anche dire, può essere un pregio, perché non ha scontentato nessuno, ma ha accontentato pochi. Signore, perché vogliamo fare un esempio. Allora, facciamo così. Io non so se Braille sarà contento, Guazzo sarà contento, Musetti sarà contento, Longobardi sarà contento. Di Apolloni. Se facciamo il test, siete contenti di come Apolloni vi ha gestito? Melandri sarà contento. Sai chi è contento? Vuol dire che l'allenatore non c'entrava niente, perché quando cambi le formazioni l'hai detto tu. L'allenatore ha soltanto un obiettivo: e vincere il campionato. Sì, siamo d'accordo. Punto e basta. Tutto il resto per me non conta niente. Ma anche per me. E poi basta. Ha vinto il campionato. Però se vai a Tardini e hai già vinto il campionato a dicembre e non presenti un gioco, arrivare a giugno, non presenti un bel gol. Ci sono stati 3-4 gol belli a Tardini su azione, gli altri erano tutti sull'impallo, cioè li avete subiti anche voi, lo sai bene. Fisicamente la vincevano. Sul gioco mai però, con nessuno. Però l'hanno vinto. No, siamo d'accordo. Ma infatti, però, il cambiare 40 formazioni, tu lo sai cosa vuol dire, sì, no? Tanto, cioè, non una persona, ne cambiava 3-4 tutte le domeniche. Allora, a me mi scappa da dire, da osservatore esterno, che chiunque facesse giocare il Parma vinceva.
vuol dire che avevi allora avevi sai la voce tra i tifosi, quelli proprio non della curva, che dicono che il Parma deve fare una squadra due volte più forte degli altri con l'allenatore che si trova quest'anno. È una battuta, sì, però purtroppo dovremo vedere, dovremo vedere, cioè ci dovrà dimostrare che tutti i buchi fatti in precedenza, Manzo, io credo veramente che siano cattiverie inutili, perché queste sono, aspetta, lasciami finire, perché io te l'ho lasciato finire, altrimenti hai difficoltà a capirmi, te l'ho già detto. Il discorso è questo, sono delle cattiverie inutili, ma sono inutili perché una squadra che non ha perso una partita, una squadra che ha vinto il campionato con 90, quanti punti ha fatto? Una squadra che ha subito 17 gol in un campionato, io non credo che si possa essere così cattivi nei confronti di un allenatore. Guarda che a me Apolloni dimmi la partita giocata bene a Ciardini del Parma, perché adesso andiamo su queste cose, voglio sapere la partita, perché io me le ricordo tutte e le ho viste tutte. Io ho visto un Parma che l'unico molto probabilmente difetto evidente che aveva era lento nel gioco, però non che giocasse male. È un Parma che ha avuto dei periodi durante una partita di 20-25 minuti dove veramente dava spettacolo. Poi è logica che ha avuto dei momenti in cui ha dovuto anche subire, ma un Parma Parma... Non puoi mettermi in bocca, non è subire, giocare male non è subire, il Parma non subiva nessuno, nessuno. Ci sono anche delle squadre che ti fanno giocare male. Pubblicità.
dopo la pubblicità, un'altra importante telefonata. Allora, adesso giochiamo un attimino prima di presentare il nostro ospite. Il nostro ospite è un addetto ai lavori, è un allenatore, conosce benissimo il Parma perché quest'anno l'ha affrontato e capita fagiolo per alcune domande che gli rivolgeremo. Qua tutti in studio, tranne il Manso che lo sa, mi chiedono chi abbiamo in linea. Abbiamo in linea Gianluca Zattarin, allenatore del Lentigione che si sta godendo le vacanze. Buonasera Zattarin. Buonasera a tutti voi. Sai, ho una sorpresa anche per te. Sai chi abbiamo in studio? Seduto no. Vicino qui. Abbiamo un certo Hisham Mifta. Abbiamo Mifta fra i nostri ospiti. Ciao mister. Grande Hisham. Quindi questa è una carrambata, Manso. Questa è come con la Raffaella Carrà. Una carrambata. In pratica adesso ce lo lascia a casa in diretta. Cioè, prima di cominciare la discussione con Zattarin, ovviamente soprattutto in chiave Parma, ma senza trascurare il Lentigione, perché ci seguono in tanti allora, da Lentigione, Gianluca, cosa facciamo con Mifta? Lo sopporti un altro anno? Gli facciamo fare un altro anno e poi basta, dopo lo mandiamo a intraprendere la carriera tecnica, o lo salutiamo quest'anno? Lo salutiamo adesso? No, Ince è un punto di, almeno per quanto mi riguarda, un punto di riferimento anche per l'anno prossimo. E penso che anche la società sia contenta di come ha fatto Ince, anche perché è un giocatore importante. Io ho sempre detto che Ince, per lo spirito che ha, può giocare ancora tanti, ma tanti anni. È stato l'unico giocatore, che lui lo sa perché l'ho detto, che non ha saltato un allenamento, forse una volta che l'ho tenuto io fermo per un problema alla caviglia all'inizio dell'anno, però lui è stato l'unico giocatore, è uno dei più vecchi, forse dopo Emiliano il più vecchio, che non ha saltato un allenamento, quindi l'unica cosa che mi dispiace è che è stato per due mesi un po' in letargo, e quello per noi è stato quello per noi è stato un problemino, però tanto di cappello a Ish. Lui è un ghiro, lui col freddo va in letargo e si riposa. Certo, l'anno prossimo se lo può permettere, e quindi diciamo così, non se lo può permettere l'anno prossimo. Grazie. Ecco. Allora, quindi io Enrico l'ho confermato subito e sicuramente anche la società. Insomma. No, devo dopo... qui due settimane fa c'era stato il direttore generale Tosi e la stessa cosa ci aveva detto lui, ci aveva detto proprio che sarebbe stato fatto di tutto per confermarlo, ma a me è arrivata la voce che voleva andare in eccellenza quest'anno, che voleva andare a Campaneto. Dopo si sa che Ince è un giocatore importante, quindi è appetito da tante squadre, da tante società. È normale che io penso che Ince sia anche sotto l'aspetto anche di cuore, e soprattutto perché l'Indigione l'anno prossimo vuole far bene. Ma è vero che gli ha affiancato Longobardi? Questo dovete chiedere al direttore. Lui aveva detto che gli piacerebbe molto, io chiedevo al mister se anche lui gli piacerebbe. Vabbè, Longobardi è un buon giocatore, ci mancherebbe, chi è che non lo vorrebbe Longobardi in squadra? Gianluca, il mercato lo devi fare con me, non con il Manso, che è anche distratto. Longobardi, l'ho già detto dove va quest'altro anno, te lo dico anche a te, ma tu che la sai lunga lo confermi. Longobardi giocherà poco lontano da qua, a Imola. Ah, ci può stare, perché è andato Baldini che è stato un suo allenatore, ci può anche stare. Allora Manso, Zattarin è uno che di mercato... Sa tutto, salviamo la quattro. Allora, non so niente. Tu sai tutto. Siccome ci guardano in pochi, quindi passa sotto silenzio la cosa. Ascolta, qui adesso a Parma si fanno tante voci, tanti discorsi, tante discussioni. Allora, tu che sei l'uomo che ha scoperto Letizia quando giocava ad Este con te e che quindi ha fatto il salto in Serie A, ci dici chi potrebbe essere uno degli almeno tre attaccanti che prenderà il Parma? Ci dai un nome?
ma io sinceramente il Parma avrà un profilo di giocatori, di attaccanti di un certo spessore, però io se dovrei scommettere su un giocatore che può veramente arrivare in categorie importanti, che quest'anno mi ha fatto un'impressione incredibile, è Nocciolini. Io è un giocatore che per se fosse il Parma io lo comprerò, queste sono considerazioni mie, è normale anche che sei a Parma, quindi lo prenderà anche il giocatore di un certo spessore. Allora, non era preparata, diciamolo per chi ci ascolta. Questa battuta di Zattarin, lui puoi confermare questa affermazione, non era preparata, perché noi Nocciolini del Forlì l'abbiamo detto due settimane fa quando era qua Tosi e il mister, lui, il mister si della Corriere. Si vede che a lentigione deve essere piaciuto molto. Io penso che non solo a lentigione, ma penso che nel nostro girone c'è stato dei giocatori che ha fatto vedere veramente grandi cose e soprattutto perché ha delle caratteristiche veramente importanti. Tra l'altro era partito in panchina questo ragazzo, all'inizio. Cos'è? Non è più un under lui, no? Cos'ha? 23-24 anni? È 91 mi sembra. 91, 25. 90-91, Enrico, mi sembra 90-91. L'uomo d'esperienza, il bomber di altra categoria, secondo te, per un Parma che punta a vincere la Lega Pro, è indispensabile / importante, oppure si potrebbe fare con i mezzi di Parma una ottima squadra, una buona squadra, anche senza grandi nomi, anche senza nomi, sto parlando dell'attacco, diciamo, di Serie B? Che sei a Parma, quindi Parma devi vincere e le pressioni saranno veramente forti e quindi devi prendere anche giocatori con grande personalità, giocatori che hanno fatto la categoria superiore ai massimi livelli e quindi secondo me un giocatore di un certo spessore loro lo prenderanno, questo secondo me e dà quella sensazione. Hisham, hai qualcosa da dire a mister? Niente, soltanto lo ringrazio per le cose che ha detto, perché sentendo dire dal mister è un gran piacere per me. E poi sono stato allenato da un grande allenatore, questo piano piano lo scopriremo ogni anno, perché nel mondo del calcio il mister si sa come funziona. Però io gli dico grazie per quest'annata e speriamo di trovarci, di vederci e di iniziare quindi un non buon anno. Isha, non erano mica vere le voci che dicevano a inizio anno che non vi nasavate troppo te e il mister? Ma no, ma quello sono giornalisti, ma non è vero. Ah. Noi che ci vediamo tutti i giorni, per noi era lui allenatore, io sono giocatore, ci parlavamo a quattro occhi, normale. Quando c'era da arrabbiarsi ci arrabbiavamo, quando c'era da ridere si rideva, ma non è vero che tutti quelli che hanno scritto, la verità, non c'era niente di niente. Sono contento. Prego. Vi ho qua tutti e due, quindi confermi, vero mister? Cioè, o mi dici il contrario? No, ma infatti io quando l'ho letta sono andato da Isha e ho detto, cazzo Isha, potevi dirmelo, cazzo, che ci siamo messi le mani addosso, cavolo, ridendo, gli ho detto. Quindi ho detto così, ridendo, gli ho detto, non è, ma io penso che Isha sia uno spontaneo, uno che ci tiene, è uno che come avendo fatto grandi livelli, magari quando è stato fuori è normale che non gli piaceva, ma è giusto che sia anche così. Vorrei ben vedere quello che dice, grazie mister che mi hai messo in banca. Ma no, ma è giusto che sia così, ma infatti poi la sua forza, il suo grande spirito che è ritornato giocatore, che è infatti il dispiacere più grande per me per questa stagione, che l'ho avuto quei due mesi e mezzo, non l'ho, però anche per lui stesso, perché probabilmente ha fatto 15 gol, figuratevi se in quei due e mezzo ne faceva altri 5-6, anche per noi dove potevamo arrivare, punto di domanda. Però, quindi tutta colpa sua che non siete entrati nei playoff? No, quello no, anzi, lui per come si è allenato, per lo spirito che ha avuto, più di qualche giovane dovrebbe seguirlo, quello sì, perché lo sa dal punto di vista. Gianluca, Trapattoni dice, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, hai visto cosa è successo al Parma sabato, a San Sepolcro? Prima o dopo dovevano perdere una partita, Enrico, prima o dopo dovevano perdere una partita. È normale che magari adesso si alza, anche le squadre che gioca contro la Pro Scudetto sono squadre importanti, che siano giocatori importanti, quello sì.
probabilmente non meritavano di perdere, però da quello no, che ho capito non senza, senza probabilmente sicuramente non meritava di perdere il Parma per quello fatto vedere negli ultimi nel secondo tempo però non ti ascolta nessuno, non ti ascolta nessuno. Sufficiente, buono, discreto, ottimo, stratosferico. Qual è l'aggettivo? Il Parma di quest'anno, come era secondo te? Ha fatto un gran campionato, non era facile. Lascia stare il campionato, il campionato dipende anche dagli avversari. La squadra, come, che giudizio dai della squadra di quest'anno, della Rosa? Molto buona, molto ottima, buona. Ottima e soprattutto bisogna anche riconoscere i meriti del mister. Perché non era facile, perché c'hanno un gruppo veramente importante, avevano 5-6 attaccanti di un certo spessore, doveva fare delle scelte, e soprattutto in un ambiente come quello dovevi vincere a tutti i costi, e non era facile. Poi, io ripeto, il girone, io domenica sono andato a vedere una partita dell'altro girone, girone C, e io mi permetto di dire che c'è grande differenza rispetto al nostro girone, c'è grande differenza, questo è stato un girone veramente uno dei più importanti. E il Parma bisogna dare atto che ha fatto veramente una stagione importante e magari ogni tanto non giocava bene, però aveva una grande forza che era la solidità. E io penso che le squadre che vincono sono quelle che prendono pochi gol e loro sono stati eccezionali. Gianluca, spiega al Manso, che è il signore con cui hai parlato poc'anzi, siamo due co-conduttori, spiegagli tu che hai giocato in Serie A. Eri un ottimo stopper. Hai giocato, l'Anacco dice che hai giocato, poche balle. Spiegagli che tipo di giocatore è uno che presto ci arriverà, che si chiama Baraglie, perché adesso a Parma ci sono un po' dei nuvoloni su Baraglie, improvvisamente lo stanno scaricando. Ma io non so, io per quel poco che l'ho visto quest'anno, un giocatore di grande qualità, a volte magari non lo vedi perché magari la sua, magari è un po' anarchico nelle sue, però è molto forte nell'uno contro uno, è molto veloce, è un giocatore che in qualsiasi momento ti può far male, però dopo queste non sono considerazioni che devo fare io mi permetto solo di dare un giudizio sul giocatore, però è un giocatore veramente importante che può far bene anche in Lega Pro. C'è un derby correggese Lentigione per prendere Lauria. Dove va? Questo non lo so, questo dovete chiederlo al direttore, questo qui. Questa è bella, non la sapevo questa qua. No, ve lo mandiamo a dicembre, credo che lo terranno fino a dicembre, poi ve lo daranno a dicembre. Ah, questa è bella. Un'ultima cosa da parte mia. Io sai che un po' di partite le ho viste e ti ho visto giocare e puoi dire che hai avuto un'ottima carriera con diverse maglie a livello soprattutto di Serie C. Io azzardo un'ipotesi. Nei giovani del Parma c'è uno stopper che a me ricorda Zattarin, fisicamente, tecnicamente, come movenze, eccetera, eccetera. Sì, è un po' sfortunato perché si è fatto male ultimamente, si chiama Saporetti. Secondo te è un azzardo o ci sta questo accostamento? A me ricorda te. Ma Saporetti è un buon giocatore. Sì, è uno che ha una buona qualità, è uno intelligente che legge bene le situazioni e ha fatto anche bene, poi dopo ha avuto un problema, mi sembra, a livello fisico, e quindi, però è un buon giocatore. A me piace, è un buon giocatore. Manso. No, niente, penso che abbia detto tutto, non ci dice niente, il mister va bene così. Beh, oh, ci ha confermato Mifta, questa non è... Mifta. A me interessava sapere... Ci ha dato nocciolini... Ascoltami, le informazioni sul mercato, se tu le vai a prendere in segreteria dal Parma, non le avrai, devi andarle a prendere dalle altre segreterie, sono loro che ti dicono il Parma sta trattando quello, quell'altro. E lui non è sicuramente un mister e basta, non un DS, e quindi però secondo me qualche informazione ce l'ha di più. Ma vero, io devo pensare a fare allenatore, l'ho già fatto per qualche anno fare il doppio ruolo e credimi che dura. Quindi è meglio fare un ruolo cercare di farlo nel migliore dei modi. Hai capito? Di Ferguson ce n'è uno e basta, no? Quindi e soprattutto
e soprattutto deve preoccuparsi che quest'altro anno, sai, è il secondo anno, non è il primo per il Lentigione, non è più la matricola, non c'è più il Parma, e Amadei c'ha sempre fame, Tosi insomma un po' a fatica ma l'ha fatto capire, cioè lo dobbiamo dire, Manso, il Lentigione quest'altro anno è nelle papabili. Lentigione col campionato che ha fatto quest'anno sicuramente per migliorare deve entrare nelle prime cinque, su questo non ci piove, lo sanno anche loro, credo che vogliano rinforzarsi e secondo me, io che avevo discusso con te, dicevo che il Lentigione gli sarebbe piaciuto fare un altro campionato uguale, adesso devo ricredermi perché le parole di Tosi, gli interessamenti di certi con cui sono partiti, cioè giocatori importanti, fanno capire che Zattarin deve arrivare obbligatoriamente nelle prime cinque, o se no la domenica sentiremo Amadei urlare dalla tribuna. Ma no, ma è giusto che sia anche così, anche perché è giusto migliorarsi, cercare di migliorarsi, e sono convinto che ci sono tutte le possibilità per poter fare un buon campionato. È giusto che si deve alzare l'asticella e magari proveremo a fare un campionato di un certo spessore, quello sì. Allora io ce l'ho una cattiveria che non riguarda Zattarina, e lo teniamo solo in linea per l'ultima cosa, Gianluca, ma riguarda un po' come si è aperto questo dibattito. Allora, Gianluca Zattarin, non ho studiato, l'ho preparato, è un classe 1974, 7-4, ok? Quindi ha 42 anni, bene. Un giovane. È un giovane. Gianluca Zattarin fa l'allenatore, se non vado errando, dovrebbe essere stato il sesto o il settimo questo, dico bene? Sesto e l'anno prossimo il settimo, sì. Ok, allora, il vostro amico che io ho consigliato che è meglio smettere quando è il momento, il vostro amico Lucarelli è un 77, è 3 anni più giovane di Zattarin. La domanda è, poi noi ti salutiamo, non ti chiediamo la risposta Gianluca, ha fatto bene Zattarin a smettere quando era ancora relativamente giovane e faceva lo stopper, evitando magari problemi che a livello di Serie C potrebbero sorgere, o fa bene Lucarelli a giocare alla soglia dei 40 anni ancora quest'altro anno in Serie C? Non rispondere, che devo rispondere loro. Perché questa non è mica una domanda. Non rispondere, era un'osservazione. Questa è una domanda da Fabris, non da Calcio Ducale. Da Fabri, è una domanda da Fabri. Cioè, non rispondere. Ciao Gianluca, no, grazie. No, Enrico, posso anche rispondere, dai. Dai, allora. Rispondi. Allora, Enrico, Alessandro, secondo me, per come sta lui può ancora giocare tanti anni, ok? E anche perché è un giocatore importante, uno di grande personalità che può dare una grande mano a tutto l'ambiente, alla squadra. Però bisogna capire che ha fatto un signor campionato quest'anno e probabilmente per le motivazioni che c'ha lui, per come è legato all'ambiente, alla città, farà benissimo anche l'anno prossimo. Io sono convinto di questa cosa. Mister, io sono Cervi, lei non mi conosce, però ho giocato anch'io tanto il calcio. Lei si è fatto un buonasera, si è fatto un nemico dicendo che Lucarelli può giocare ancora. Il nostro amico qua che urla sempre è un'ora che va dietro a dire che Lucarelli deve smettere di giocare. E io siccome la penso come lei, e non sono intervenuta prima perché non la conosco e soprattutto non conosco l'ambiente come lo conosce lei, io credo che lei si sia fatto veramente un nemico. Enrico per lei è un nemico da questo momento. Non sarà mai. Ci vogliamo bene io e Enrico. Non sarà mai, ci vogliamo troppo bene. Allora non la pensate però nello stesso modo. Beh, giustamente. Non sempre tutte le cose possiamo pensarle nella stessa maniera, quindi ci sta. Grande, grazie, mister. Grazie mille, grazie, buona serata. Grazie. Beh, insomma, qualcosa è venuto fuori, sì, qualcosa è venuto fuori. Domande, che domande? Cioè, scusa, ma allora, come no, io non l'ho fatta a un mister, no, io non l'ho fatta a lui, ma non hai capito, Manso. Perché ha smesso di giocare? Non l'ho fatta a lui. Si sente allora, no, primo non era una domanda, secondo non era fatta a lui, anche se uno la potesse pensare fosse una domanda, era un'informazione per voi. Ragazzi, sono 7 anni che fa l'allenatore.
Ed è appena tre anni. No, allora, vuol dire che c'è un tempo per ogni cosa. Quando uno smette è perché non si sente più di continuare. Se uno continua è perché si sente di continuare. Ma secondo te non può, essere che è troppo legato alla maglia, al colore, alla città? Che quindi, quelli che smettono che non ce la fanno, allora, ragazzi, problemi di ginocchio, i giocatori, schiato, i calciatori, cioè, non vorrebbero mai smettere. Allora, no, certo, i giocatori è probabile che tu abbia ragione che non vorrebbero mai smettere, perché vuol dire che stanno invecchiando. Parliamo di però, illustri, eh? La dimostrazione di Lucarelli è quella che ha fatto tutto il campionato e l'ha fatto bene. Ha fatto quasi tutte le partite e le ha fatte bene, a parte quando è stato squalificato. Poi ha un grosso dono, quello che non si fa mai male. Perciò io gli auguro che continui sempre così. Certo, è un grosso dono che non si fa mai male, ma questo vuol dire che fisicamente è forte. Perciò io gli auguro solo di continuare così e mi auguro che continui ancora nel Parma, perché Lucarelli nel Parma è indispensabile sotto tutti i punti di vista, sia tecnicamente, caratterialmente, e come diceva il nostro amico giocatore qua, è anche un uomo di spogliatoio. Manso, i giochi sono quasi fatti, perché i giochi perché non mi permetta, se si sente di giocare è uno dei migliori, perché basta. Allora, la prossima volta che tiri fuori ancora questo discorso, ti cancello, ti taglio. Non hai capito il senso della mia... Ma sì, ma non puoi... Ti volevo chiedere, passiamo oltre, non ti curare di loro, passa guarda. Dobbiamo chiudere. Ti stavo velocissima, la domanda è velocissima. Visto che probabilmente domenica saremo fuori da tutti i giochi, quanto tempo pensi trascorrerà dall'annuncio ufficiale? Lascia stare i tanti giocatori contrattizzati, che saranno veramente tanti, saranno più di 15. Non abbiamo parlato di un attaccante, però di un attaccante. Ma no, non lo so. Quanto tempo passerà? Dipenderà da quello che riescono a fare tagliando quei contratti biennali che hanno in giro, che hanno fatto. Contratti biennali non si possono fare. Lo so, allora chiamali come vuoi. Allora facciamo così. Chiamiamo contratti biennali che non si possono fare. Così, ok? Perché a Parma ci sono, c'è qualcuno. Ok, scusa, guazzo l'ha detto lui, cioè non è che l'ha detto un altro. Lui, sono scritte private, saranno qualcosa saranno. Comunque, siccome l'anno scorso c'era una cosa che era fondamentale, che i giocatori per venire a Parma avevano il coltello dalla parte del manico e per venire ti potevano dire ok, io vengo, però mi tieni 2 anni, ok? E quindi nei dilettanti non si può fare, hanno fatto scritte private come succede. Ok, il discorso è, molti di questi che avevano questi pseudo contratti, questo pseudo parole, chiamale come vuoi, se ne andranno perché hanno fatto male, e il discorso è molto semplice, se ne andranno con una piccola buonuscita, quella che si usa fare, no? Cioè nel senso ti do un terzo di quello che ti dovevo dare, tu vai in un'altra squadra, ti trovi in un'altra squadra e vai, se no rimani qua, ti pago, ma non giochi mai e sei finito. Ma però bisogna chiarire una cosa. Abbiamo un minuto, Antonio. Non c'è un giocatore del Parma che voglia andare via di quest'anno. Non ce n'è uno. No, sono tutti quelli. Allora tutti quelli che sono tesserati col Parma vorrebbero rigiocare col Parma. Questo vuol dire che il Parma è una squadra ambiziosa, e se molti andranno via è perché è la società che decide di mandarli via, non perché sono loro. Non è anche Guazzo vuol rimanere, sappiatelo, desidera rimanere, perché a Parma è una società seria, è una società che finanziariamente ha la possibilità di fare una Serie C e ha l'ambizione, se Dio vuole, di volere andare in Serie B direttamente quest'anno. Alle prossime, perché qui ci passeremo tante settimane su questi argomenti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Ciao Enrico. Grazie a tutti. Thank you.
Finita! Il Parma!